Allora, adesso presentiamo il nostro primo ospite, Paolo Becchè. Mi metto da questa parte così si vede meglio. Lui è stato l'ideologo del Movimento 5 Stelle, un filosofo, con Salvo Mandarà allo Tsunami Tour, fino all'allontanamento del professore dal Movimento 5 Stelle per un'involuzione di democrazia. E Paolo, benvenuto. Buonasera, buonasera a te e a tutti coloro che ci stanno vedendo o ascoltando. Grazie Paolo. Allora, io volevo che tu mi raccontassi i tuoi ricordi con Salvo Mandarà proprio dello Tsunami Tour. E guarda, è stata un'esperienza incredibile, meravigliosa, devo dire, sia per me e soprattutto per lui, perché lui è stato, pur nel silenzio, perché lo si vedeva soltanto in silenzio insieme a Beppe Grillo, però insomma tutte le riprese dal palco erano fatte da lui con uno strumento, insomma con un cellulare, insomma con dei mezzi quindi anche se vogliamo elementari, ecco, però ha girato praticamente tutta l'Italia e tutti lo abbiamo imparato a conoscere proprio attraverso questa sua attività in silenzio che tuttavia serviva a divulgare questa enorme impresa che è stata lo Tsunami Tour, che ha prodotto, sappiamo, quel risultato incredibile che il movimento ha avuto nel 2013. Possiamo anzi oggi dire che poi questo risultato è stato ulteriormente confermato dalle recentissime elezioni, anche se a mio avviso si tratta di un movimento diverso. Però in ogni caso, io lo ricordo così, il mio ricordo è legato, a questa sua presenza costante nel palco. Io lo ebbi anche a modo di vederlo a Genova, poi sono stato ovviamente anche in altre situazioni, però, a Genova, quando lui era proprio sul palco insieme a Beppe Grillo. È stata un'esperienza, dicevo, esaltante, di popolo. Dove direi di più, dove si cominciava a vedere la nascita di una nuova idea di comunità. Non so se ricordate allora, era una parola che si sentiva spesso nei discorsi di Grillo, no? Stiamo facendo nascere una nuova comunità. E devo dire che sembrava effettivamente l'embrione di una nuova comunità. E poi, come tutti sapete, io a un certo punto ho deciso di distanziarmi, Salvo è rimasto legato in qualche modo al movimento, però anche lui mi pare in maniera sempre più distaccata, ecco. E anzi, forse il movimento, si è ricordato di lui, ahimè, bisogna forse dirlo, proprio con la sua morte. Ho quasi l'impressione, sì, lui ha continuato questa sua attività di controinformazione lodevolissima con i suoi canali di informazione, con la sua televisione, la sua radio, eccetera. Però, ecco, direi un po' abbandonato a se stesso, non ha avuto, per quel poco che ne so, un supporto da parte del Movimento 5 Stelle in queste sue successive iniziative. E devo dire che cos'è che, al di là del ricordo ora personale, che cos'è che mi legava a lui? Beh, mi legava poi quello che mi ha costretto, diciamo così, a prendere le distanze dal movimento. Noi credevamo nel movimento come un movimento sostanzialmente antisistema, che aveva una carica notevole contro l'euro e contro tutta questa ritualità del debito pubblico e della spesa che bisogna diminuire, Ecco Paolo, tagliare, perdonami se eccetera. ti Io cambierei interrompo. qualche altra cosa, non queste cose qui, ecco, a Sì. coloro che ancora sostengono questa tesi. E questo ci ha accomunato, direi, da sempre, ecco. E che cosa E è questo è cambiato stato. Paolo, perdonami, nel Movimento 5 Stelle? Perché tu ti sei allontanato? C'è stato un tradimento, un'involuzione del movimento che tu hai creato? Ma guarda, io adesso non parlare di tradimento. Non voglio, cioè, a mio avviso è stata una metamorfosi del movimento che a me non sembrava più corrispondere ai messaggi iniziali. Il messaggio iniziale era tutto un movimento legato alla rete, no? Tenete presente, allora Grillo non andava in televisione. È vero che Grillo tutte le sere era in televisione attraverso lo Tsunami Tour, però lui di fatto non ci andava.
L'idea di Casaleggio era considerare la televisione qualcosa come un dinosauro, e non parliamo poi dei giornali che lui odiava. Vi ricordate quella rubrica in cui si mettevano alla gogna proprio i giornalisti, no? E adesso tutto questo è superato, ci sono giornali che hanno paginate intere di interviste continue. Con i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è servito a far risuscitare i talk show, perché non li guardava più nessuno in realtà i talk show. Attraverso la loro costante presenza, questi si sono, hanno avuto una nuova vitalità. Però voglio dire, adesso quello che voglio dire è questo, ecco, io mi sono distanziato, ho preso delle altre posizioni, ma non, mentre nei miei confronti c'è un grande rancore, risentimento. Io, nei confronti di queste passioni tristi, come le definisco io, non ho proprio nessun, non mi lega a niente a queste passioni tristi. Constato che c'è stato un cambiamento nel movimento, ma Professore, a io le parte volevo chiedere questo, a io proposito di per questa questo. ragione ho preso le distanze, ecco. Soprattutto mi è sembrato diventare un movimento ibrido, dove c'è tutto il contrario di tutto. Se tu vedi anche il programma, è un programma fluido, un giorno a favore dell'euro, l'altro giorno no, insomma, oppure sull'Unione Europea le critiche qualche volta sono forti, altre volte meno, nell'ultimo tempo sempre meno. Il dato di fatto saliente è che però, certo gli italiani gli hanno riconosciuto un successo enorme anche in queste ultime elezioni, però un movimento si qualifica per avere una visione. Ora, gli italiani l'hanno votato come un voto di protesta, come un voto antisistema, eccetera. Però la visione che aveva Gianroberto Casaleggio delle origini non è più la visione del Movimento 5 Stelle. L'idea che potesse esistere una democrazia e che dovesse essere implementata in un sistema di carattere rappresentativo elementi sempre più spinti di democrazia diretta, l'idea dell'uso attivo della rete. E secondo lei è cambiato Io vi l'uso faccio della rete? un esempio meraviglioso. La prima legge elettorale fatta da Gianroberto Casaleggio, cioè presentata nel blog attraverso Gianroberto Casaleggio del Movimento 5 Stelle, nacque da una discussione collettiva, da una intelligenza collettiva nella rete. Di cosa ne è stato di questo esperimento, credo unico al mondo? L'hanno presa e l'hanno buttata nel cesso. Questa è la differenza, ma senza, ripeto, alcun rancore, probabilmente dobbiamo ammettere la sconfitta, dobbiamo ammettere che la democrazia diretta è un sogno e che invece bisogna lottare per avere margini sempre più potenti all'interno dei palazzi che ci sono oggi, ecco, quindi della democrazia rappresentativa. Va bene, io vorrei fare un'altra domanda soltanto sulla rete. Secondo lei la Prego. potenza creatrice della rete si è esaurita nella politica di oggi? No, Considerando. affatto. Io credo che la rete abbia una grandissima importanza e questo, Salvo Maldarà l'ha sempre sostenuto. No, io critico l'uso che ne sta facendo ora il Movimento 5 Stelle, che è un uso passivo, direi ormai quasi irrilevante. Si è passati da un uso passivo in cui la rete doveva semplicemente ratificare decisioni che erano già state prese. Adesso anche questo fatto è stato Beh, io superato. penso che abbiano Qualsiasi superato decisione l'indirizzo. viene presa direttamente dal vertice del movimento rappresentato oggi da Di Maio. Da uno vale uno, siamo passati a uno vale tutto e tutti gli altri non valgono un Allora, cazzo. Questo io è il dato di penso. fatto saliente. Doveroso l'applauso. Io penso che il Movimento 5 Stelle. Io penso che il Movimento 5 Stelle non utilizzi più la rete perché adesso ha quotidiani dove parlare, è invitato nei talk show, a differenza di altri movimenti politici che abbiamo visto nella campagna elettorale essere totalmente evitati, se non forse 5 minuti a mezzanotte. Ma questo è un altro discorso. Allora io ringrazio Paolo. C'è qualcuno che voleva fare una domanda a Paolo? No? Non vedo nessuno? Va bene. Allora io ringrazio Paolo. Tu vuoi aggiungere qualcosa, Alice? Va bene. Ma io vorrei soltanto dire, io purtroppo non sono lì a Roma, per me, volevo soltanto dire che chi ha avuto questa idea ha avuto un'idea bellissima, perché dobbiamo ricordarlo, e il fatto che suoi amici o persone che insomma semplicemente hanno seguito
la sua attività. Secondo me, scusate un attimo. È il bello della diretta anche qui. Certo. Scusate. È una cosa molto bella che ci sia questo ricordo da parte di coloro che l'hanno seguito. Io devo dire la sincera verità, non ho seguito molto il suo canale, però, e questo è il mio ultimo ricordo personale, ogni tanto ci davano, non sapevo neanche, se devo essere sincero, del suo stato di malattia, e quando è arrivata la notizia io sono rimasto impressionato, non ero informato, ecco, della gravità della sua malattia. Però devo dire anche la sincera verità, come lui ha affrontato la malattia, è stato molto sereno, cioè ha lottato fino all'ultimo. Ecco, io ho visto una persona, certo, per come posso, che ha lottato fino all'ultimo. Poi la morte è arrivata, ma fino all'ultimo lui si è dedicato a questa sua attività. Quando ha capito che non ce la poteva fare più, ha preso una pausa, e in quella pausa è morta. Ma noi dobbiamo ricordarlo che praticamente fino agli ultimi pochi giorni lui è stato attivo, e soprattutto ha lasciato questo messaggio della controinformazione. Noi abbiamo bisogno di questo oggi, sì, della controinformazione. Assolutamente, che poi perché sarebbe l'informazione vera, la chiamano controinformazione, ma qualcosa, in teoria è quella vera. Allora Paolo, c'è una domanda per te? Sì, prego. Sì, sono se qua, c'è una domanda, fatemela pure. Comunque volevo concludere il discorso dicendo, abbiamo bisogno di controinformazione, ed è un peccato che questa controinformazione sia così diffusa nella rete, ma senza punti d'incontro notevoli. Ognuno fa un po' le sue cose, invece sarebbe necessario avere un canale informativo più generale in cui far rientrare diverse esperienze che nella rete sono presenti. Secondo me questo è importantissimo, perché i giornali, e su questo aveva ragione, devo dirlo, Gian Roberto aveva ragione, i giornali sono l'espressione della politica ufficiale, e il fatto che ci sia entrato dentro oggi totalmente il Movimento 5 Stelle è il segno ormai che si tratta di un movimento integrato. Paolo, questo grazie. Senti, noi qui abbiamo dalla sala una domanda a cui ti preghiamo di rispondere brevemente, perché abbiamo il secondo collegamento. Vai. Sì, sono velocissimo. Volevo semplicemente chiedere se non crede che, alla luce di tutti gli ultimi fatti, in realtà il Movimento 5 Stelle non fosse un movimento creato di proposito per deviare la protesta in un vicolo cieco. Quindi non è... Ho capito la domanda, e me l'hanno fatta già tantissime persone. Ora, io non lo credo, ma non soltanto per il fatto che allora dovrei riconoscere di essere stato un cretino, e potrei tranquillamente riconoscere di essere stato un cretino, ma non lo credo. Io non ho avuto mai molti rapporti con Gian Roberto Casaleggio, con Beppe Grillo, ma con Gian Roberto Casaleggio li ho avuti, e ho avuto l'impressione che invece si stava creando veramente qualche cosa di nuovo. Non credo che fosse un movimento, come oggi dicono, tutto già costruito per manovrare il dissenso. Ok, va bene. Io credo che inizialmente fosse del tutto autentico, e col passare del tempo che questa autenticità è venuta meno. Questo è il mio pensiero. Grazie, grazie Paolo. Un abbraccio da tutti quanti noi. Un applauso.